prima di tutto queste banane erano un simbolo per la Santa Vittoria, un simbolo perché Santa Vittoria dice che è stata passata nel fuoco e senza bruciarsi. Allora il 22 dicembre è questa solennità dei panare. Dato che non c'era legna in quei periodi, la gente era scarsa, il materiale non si trovava, i fondi, i poveretti non ce ne avevano, solamente i massoni, i grandi operatori come Rizzelli, Bacili, eccetera, eccetera. C'era Monti, c'era, insomma, diversi che avevano spiccioli. E allora si è cominciato a fare, è ordine fatto, dagli antenati miei però, ricordo, che queste panare si fanno al frantoio solamente, perché il frantoio solamente aveva sta legna per mantenere questo ricordo. Anche le scuole non hanno fatto mai panara. No, adesso sono 4-5 panare di scuola. E le lavoravamo belle. Bene, a chi più o meno aveva le cose, no? Aveva i soldi. Queste panare più belle erano queste dei Bacili. E allora lui solamente aveva la possibilità di fare questi, perché poi avevano i giardini degli aranci, no? E si appendeva come decorazione, no? Si appendevano i mandarini alla panara, no? Alla panara, alle palme, che si mettono le quattro palme per sostenere come una specie di trionfo, no? E allora lì staccavano i mandarini, qualche cosa di genere, insomma, per attirare più che altro i bambini. E i bambini, e noi quando usciva quella panara, cercavamo di arrampicarci ai mandarini. No? Chiamavano le pandrotte prima. Era questa stanza, no? Che si metteva la pressa, no? Che lo mettevamo la pressa, si cingeva. Rimaneva la stanza che si faceva dura, no? E con quelle lì si arrangiava la panara. Ogni strato che facevo dopo quella che mettevo la terra, no? Dovevo mettere lo strato per salire un po' i 10-20 cm altri, no? Allora, quello strato che era intorno al buco, no? Mettevo tutta la terra, ogni pandotta, ogni pezzo di pandotta, chiamavano prima. Ogni pandotta che mettevo la sabbia per non accendere. Quando arrivavamo lì in Piazza Bacile, che lì era il deposito delle panare, adesso
sono 40, 42, 44, bisogna trovare un'estensione per 44, 45. Partiva dalla Casa Grande, no? Perché di là si parteva tutto. La Casa Grande sarebbe famiglia Bacile, della piazza Bacile, questo dietro le spalle nostre. Si partiva di là, poi seconda erano l'altro Bacile di qua, San Leonardo, e poi ci attaccava agli Rizzelli, famiglia Rizzelli, che è via Congregazione. E poi si continuava a Totomonti, insomma a tutti quelli che avevano fatto le panare, no? Non c'erano più, e allora abbiamo incominciato noi sponganesi, e poi così perde la tradizione, destra, sinistra, e cominciare le imprese, cominciare gli impresari, i sarti, tutti quelli un pochettino che aveva messo qualche negozio, qualche cosa di genere, come per esempio che vendeva vino, ha fatto la panare, chi vendeva legname ha fatto le panare, chi vendeva i cardigliani per esempio non ho mai lavorato sulle olive, il cardigliano come le tiziani, tutte queste piccole imprese, e l'hanno facciamo panare. Thank you.
quanti frantoiani c'erano nel frantoio? 4, 5, 6? Tutti i ragazzi, tutti i figli di questi 4, 5 insieme a loro, e li portavano tutti alle banane per fare movimento, no? Vai! E sì, scendevano sul traino e si continuavano a bruciare. Lasciavano il fuoco fino al mattino, riuscivano sempre. E poi dopo rubavano quel fuoco, lo rubavano anche. Prendevano con la paletta, con la pala, e ne mettevano nel secchio e lo portavano a casa per riscaldarsi.